Da poco terminata la gara qui al Toto Cezzi di Novoli, il Gravina cade dopo 13 giornate consecutive nella difficile terreno in terra battuta di Novoli, 3-1. Siamo in compagnia di mister Di Maio. Mister, si sapeva alla vigilia che qui sarebbe stata una battaglia, un primo tempo un po' così ha rovinato una serie di risultati utili consecutive che durava sin dalla prima giornata. Sì, mi auguro che sia solo un incidente di percorso. Purtroppo oggi non eravamo in giornata, è giusto dirlo, anche se eravamo partiti bene, perché le prime due occasioni le abbiamo avute noi e non siamo stati bravi a sfruttarli. Poi loro hanno trovato il gol su due calci piazzati nel giro di 5 minuti che ci hanno tagliato completamente le gambe. Poi la partita è andata tutta in salita. Abbiamo cercato di recuperarla cambiando qualcosa nel secondo tempo, eravamo anche riusciti a riaprirla, poi dopo non siamo riusciti a pareggiarla, anche se abbiamo avuto due occasioni, un salvataggio quasi sulla linea del loro difensore centrale. Diciamo che il secondo tempo abbiamo cercato di rientrare in partita e farlo con il piglio giusto. È una partita che mi dispiace perderla in questo modo, perché sono venuti i gol su degli errori nostri individuali e questo fa un po' male, però ora inutile piangerci addosso, dobbiamo, fortunatamente siamo ancora primi, dobbiamo riscattarci subito e da domani metterci al lavoro e cercare di colmare qualche lacuna che in queste ultime due partite sono venute a galla. C'è non da lavorare probabilmente, ma c'è da migliorare la fase difensiva su queste palle da fermo, due gol come diceva lei presi così, il gol con l'Unione Calcio di testa, anche con il Vieste, probabilmente lì dietro qualcosa non va, perché comunque la squadra ha la miglior difesa del campionato, ma c'è da porre maggiore attenzione probabilmente. Ma sì, siamo fatti d'attenzione, perché se andiamo a vedere i dati, mi sa che questo dall'inizio del campionato, compreso la Come, è il terzo gol che prendiamo su palla inattiva, se parliamo di palle da fermo. Abbiamo preso gol, se non sbaglio, questi due, non ricordo l'altro, ma sono i tre gol presi su palla inattiva, quindi alla fine io non direi che è un problema di fase difensiva, è un problema di attenzione purtroppo. Oggi c'era anche da dire, ma sicuramente non è una scusante, che nel primo tempo eravamo contro vento, magari anche la traiettoria della palla è stata un po', ha preso velocità, però alla fine voglio dire bisogna lavorare su più aspetti. È normale che tenere un ritmo come lo stiamo avendo noi non è facile giocando domenica e giovedì, quindi alla fine è una sconfitta che fa male, perché è venuto in un modo un po' particolare, però che sicuramente ci deve dare ancora più forza e più spinta per continuare il nostro percorso, che non cambia assolutamente. Il secondo tempo però lascia ben sperare, come dicevamo, un altro Gravina, quello entrato in campo, l'ingresso di Albano, proprio un altro piglio, quello che è mancato nel primo tempo. Questo però è il dato confortante, un Gravina che non molla, non ha mollato, è un Gravina che sin dalla prossima gara deve tornare a fare il Gravina. Sì, il secondo tempo è stato fatto col piglio giusto, il primo tempo purtroppo non riuscivamo ad essere cattivi negli uno contro uno, non riuscivamo a prendere la seconda palla, ogni rimpallo lo prendevano sempre loro e questo alla fine può fare la differenza, però ti ripeto, alla fine bisogna andare ad analizzare le occasioni gol, quando una squadra ti fa 10 tiri in porta dice vabbè, preso 3 gol ci sta, ma ne abbiamo preso 2 calcio d'angoli e l'unico tiro in porta del terzo gol. Alla fine voglio dire, pur rischiando il secondo tempo, alzandoci tantissimo, prendendoci qualche rischio, però non abbiamo subito cose pericolose. Noi le nostre 4-5 occasioni le abbiamo sempre create, però purtroppo oggi è andata così, merito a loro che hanno fatto sicuramente una grande gara dal punto di vista del dinamismo, della forza, anche perché in casa loro sono abituati a giocare così, lo sapevamo, ma purtroppo non abbiamo avuto la forza giusta e l'impatto giusto per portare a casa la partita. Oggi intanto si chiude quella che viene definita la fase A del campionato di eccellenza. Da martedì si aprono le liste, si apre il mercato. Un Gravina che sin qui ha fatto probabilmente anche meglio delle previsioni della vigilia. Il Gravina ha bisogno di qualcosa secondo lei sul mercato, o sono quegli infortuni che a volte hanno fatto mancare quell'apporto in qualità? Parliamo naturalmente dei Gilfone, dei Cardano, dei Di Matera che stanno mancando, che potrebbero essere il
vero valore aggiunto in questa seconda parte di campionato. Ma sicuramente lo saranno. Ora parlare di mercato, sicuramente non sarò io a farlo, lo faremo con i direttori nelle sedi giuste e vedremo se c'è da migliorare, lo faremo tranquillamente. Ora è normale che quando c'è una sconfitta chi sta fuori dice, purtroppo è così, sicuramente recuperare Girfone, non so di Matera, penso che ci vorrà molto tempo, ma sicuramente recuperare Girfone, Cardano per noi sicuramente saranno un valore aggiunto. Purtroppo ora bisogna avere sempre la famosa parola che dico io da sempre, equilibrio sia nelle sconfitte sia nelle vittorie. È venuta questa sconfitta, è venuta, fortunatamente siamo ancora lassù primi, quindi è giusto ragionarci e porre, diciamo, dei correttivi, vedere dove c'è stata oggi qualche carenza, però alla fine rimboccarci le maniche e non fare drammi, perché la squadra è viva, il secondo tempo l'ha dimostrato, quindi andare avanti, lavorare, avere sempre il solito profilo dell'umiltà e di continuare su questa strada. Non certo una sconfitta ci può far cambiare il nostro percorso. Oggi si è chiuso questo tour de force di incontri, Gravina che è stato chiamato a giocare tante gare nelle ultime 3 settimane, si ricomincia domenica con l'Unione Calcio, poi si andrà a Bicelli nel ritorno di Coppa, 2 gare difficili contro una squadra che abbiamo visto giovedì, una squadra attrezzata, 2 gare che però possono riportare il Gravina non in carreggiata, perché comunque oggi la squadra ha fatto, come dicevamo, un ottimo secondo tempo, 2 squadre che possono ridare slancio a questa squadra. Sì, sicuramente il Bicelli abbiamo visto giovedì, è una squadra che si difende bene, soprattutto fuori casa, cerca di non farti giocare, gioca molte palle lunghe, quando tu sei costretto a fare la partita, perché noi abbiamo questa idea di gioco, normale prendersi qualche rischio, però ci sta, noi abbiamo questa idea di gioco, la portiamo avanti tranquillamente e è una partita difficile, importante, dove sicuramente noi non possiamo sbagliare, nel senso che una vittoria ci garantirebbe ancora di restare lassù e niente, andare avanti così, l'ho detto, poi ci ritufferemo di nuovo in Coppa Italia. Purtroppo è difficile anche lavorare in questo modo, proprio dal punto di vista sia fisico che tattico, perché ogni volta sei costretto a scaricare, a fare lavori differenziati, ma ci sta, alla fine con le partite si prende sicuramente la migliore condizione. Abbiamo l'organico per poterlo fare, quindi alla fine ora ci penseremo questi 2 giorni e da martedì cominceremo di nuovo a lavorare per affrontare il Bisceglie. Con mister Schipa, al termine della gara fra FBC Gravina e Novoli, mister, c'era da tirar fuori la miglior prestazione, missione compiuta per i suoi ragazzi? Ah sì, l'avevamo preparata così, avevo detto ai miei ragazzi in settimana quando abbiamo preparato la partita che per portare dei punti a casa oggi noi dovevamo fare la partita perfetta, sperando di fronte in una giornata non gagliarda da parte degli avversari. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, una partita senza sbavature, diciamo. Un ottimo primo tempo, i due gol dopo 30 minuti hanno spianato la gara, i suoi ragazzi, nella ripresa bene anche la fase di contenimento, poi il gol di Scarcella nel finale in contropiede ha chiuso la gara. Sì, ma non abbiamo rischiato un granché, diciamo, siamo stati sempre accorti, primo tempo abbiamo fatto 2 gol, ma potevamo farne anche almeno un altro sicuro, dove Giorgetti ha sbagliato lo stop verso la porta, e nel secondo tempo siamo stati comunque bene in campo, abbiamo preso gol a mio avviso su una svista arbitrale, perché il segnaline ci ha ingannato alzando la bandierina per il fuorigioco che l'arbitro non ha fischiato. Farò un rimprovero ai miei ragazzi, perché finché l'arbitro non fischia non bisogna mai fermarsi, quindi diciamo che il Gravina ha avuto la possibilità di entrare in partita, poi con quel potenziale mette quasi paura quando c'erano tutti gli attaccanti in campo. Noi siamo stati bravi a non disunirci, non ho tolto mai le 3 punte, abbiamo giocato come l'avevamo preparata fino alla fine. Siamo stati premiati, sono contento soprattutto per i ragazzi.
Si conferma il Toto Cezzi, il fortino del Novoli, è qui che vuole costruire le proprie fortune questa squadra. Dove vuole arrivare la formazione salentina in questa stagione? Sicuramente la nostra salvezza passa dal Toto Cezzi, però ci stiamo comportando bene anche fuori casa. Gli obiettivi non cambiano, noi cercheremo fino all'ultima giornata questa salvezza, che per noi vale una vittoria quanto una vittoria di campionato. L'obiettivo rimane sempre quello, speriamo di correre e di arrivarci quanto prima in un campionato che quest'anno è veramente veramente difficile. A proposito, un parere sul campionato, siamo giunti alla 14ª giornata, che opinione si è fatto, quale secondo lei la graduatoria per la vittoria finale e quali le squadre che dovranno lottare e sudare per mantenere la categoria? No, per mantenere la categoria non si può fare un bilancio, una previsione, perché partite facili non ce ne stanno mai, si può vincere e perdere contro chiunque. Lottano, combattono tutte, fanno punti ogni settimana, quindi la classifica è molto corta. Non è mai bugiarda se il Gravina è primo, secondo me, la squadra che, devo dire la verità, non ha l'organico più forte del campionato, però ha tutti gli ingredienti per poter vincere il campionato, come organizzazione societaria, tifosi, una grande squadra di categoria, con giocatori di categoria. La classifica parla chiaro, voglio dire, al di là dello stop di oggi, penso che meriti ampiamente la leadership di questo girone al momento.